Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video qui su Elytra Technology. Oggi andremo a vedere la recensione di questa scheda video MSI GTX 1050 Ti e andremo a compararla con un modello usato di scheda video, una R9 380X della Sapphire. Entrambe hanno 4 GB di RAM. La MSI è uscita in commercio circa un anno fa e quest'altro modellino è uscita circa 2 anni fa. Quindi troviamo attualmente in commercio nuove, le GTX 1050 Ti, ma usata più o meno a prezzi simili quest'altra scheda video di casa AMD. Per una comparazione ottimale vi metto a video le caratteristiche tecniche, le differenze di caratteristiche tecniche tra le due schede video, ma ciò che mi preme sottolineare sono i consumi delle due schede video. La MSI, quindi il modello nuovo, consuma massimo 75 watt, quindi richiede un alimentatore di almeno, viene consigliato un alimentatore di almeno 300 watt. Per quanto riguarda la Sapphire, quindi l'AMD R9 380X, consuma fino a 225 watt. La differenza è davvero notevole. Consuma più di una 1080, quindi richiede un alimentatore di almeno 500 watt. Quindi se avete già un computer, volete fare l'upgrade della vostra scheda video e siete indecisi su quale acquistare, tenete conto comunque di verificare un attimino quella che è la potenza del vostro alimentatore e quindi se può andare ad alimentare la R9 380X o una GTX 1050 Ti. Andiamo a vedere come si comportano nei benchmark e soprattutto se conviene acquistare una scheda video nuova o una scheda video usata. Prima di passare ai benchmark, vi informo subito che l'AMD si trova usata a partire circa dai 130-140 euro, dipende dai momenti, quindi potrebbe essere un buon acquisto. Però considerate che la GTX 1050 Ti nuova, questo modello, si trova sui 200 euro. Modelli magari leggermente prestazionalmente parlando inferiori, magari anche con una sola ventola, anche perché per quel che riscalda e per quel che consuma riscalda davvero pochissimo, ragazzi, questa scheda video. Allora magari anche delle schede video una sola ventola le troviamo sui 160-170 euro, dipende dai momenti. Magari su Amazon a volte con delle offerte le si trova anche a 150 euro, però dipende tutto un attimino da quello che è il periodo. Passiamo subito ai benchmark. Beh ragazzi, io ora vi dico semplicemente altre considerazioni che ho fatto che non sono riuscito a gestire i benchmark di queste. Ho provato a comparare queste due schede video anche nella produttività, in quello che è il rendering video e quello che è l'anteprima dei video. Con la AMD sono riuscito ad avere maggiore produttività, come avete visto anche nelle applicazioni di produttività dà di più. Per quel che riguarda i giochi GTA 5 che sono riuscito a provare insieme anche a CSGO e ad altri, su GTA 5 la MSI è la favorita, semplicemente perché è un gioco ottimizzato proprio per schede video Nvidia. Molti altri giochi, vedendo anche benchmark, altri video benchmark su YouTube, ho notato che la AMD rispetto a Nvidia in questo caso riesce ad avere dal 10 al 25% di prestazioni in più.
quindi in base ai giochi riesce a dare dal 5 anche al 20-25 frame in più rispetto alle Nvidia. Sotto il punto di vista della produttività, come avete visto anche dai benchmark, ho provato ad effettuare delle conversioni di alcuni video e la AMD risultata sempre vincitrice rispetto alle Nvidia. Ora sta a voi decidere. Sicuramente io nella mia vita ho acquistato davvero tantissimi prodotti usati. Una cosa è acquistarli usati da un'azienda con una garanzia sull'usato, un'altra cosa è acquistarli da un privato che non sapete sicuramente cosa vi arriva a casa. Il mercato dell'usato è molto difficile da dover valutare, quindi dovete avere un minimo di esperienza nel settore e ci sono tanti youtuber in gamba che vi spiegano, vi danno una mano su come muovervi in questo mercatino. In ogni caso io non vi dico qual è la scelta migliore fra le due, scegliete voi. Logicamente tanto dipende anche dalla potenza, ripeto, del vostro alimentatore, ma soprattutto se volete un prodotto nuovo con 2 anni di garanzia o un prodotto usato. In ogni caso vi metto il link nella descrizione, il link dell'acquisto di Amazon di questa GTX e anche il link di acquisto su Subito o altri store di questa AMD. Sicuramente la GTX, sotto il punto di vista poi al di là dei consumi anche del riscaldamento, è una scheda video che consuma davvero poco e riscalda pochissimo, ragazzi. Ho visto far partire le ventole arrivando alla soglia dei 50 gradi, tipo roba come 30 secondi, massimo un minuto di ventole accese, sceso subito a 40 gradi per poi fermarsi di nuovo. Le ventole girano davvero lentamente anche perché richiedono un RPM molto basso per poter raffreddare la scheda video. Infatti, come potete notare, il corpo lamellare è anche molto più piccolo di questa AMD. In questo caso comunque sono prodotti differenti sotto questo punto di vista. Abbiamo sicuramente prestazioni maggiori, ma a dispetto della potenza e quindi dei consumi. Fatemi sapere voi cosa pensate di queste due schede video o magari quale scegliereste tra queste due giù nei commenti. Mi raccomando, se non siete iscritti iscrivetevi al canale, mettete un mi piace in questo video e condividetelo con i vostri amici. E noi ci vediamo con il prossimo video. Ciao a tutti ragazzi da Elytra Technology.